Benvenuti a Casa dell'Asdora, oggi parliamo di polpette, siamo con Lea Gardi dell'agriturismo Nasano di Riolo Terme. Come le prepariamo? Dunque, usiamo della carne, oggi ho preso la carne di manzo, però la polpetta è versatile, nel senso che possiamo usare della carne di maiale, della carne di pollo e anche e soprattutto gli avanzi. Infatti la polpetta era anche, diciamo, era il mangiare del lunedì, la domenica si faceva la pentola con il lesso e il pollo, quello che rimaneva tante volte si trasformava la carne, dopo averla tritata bene, aggiunto uovo, pane nel latte, e si facevano queste polpette che erano buonissime, fritte, venivano mangiate con appetito, invece il lesso era sempre quello che non si mangiava sempre un po' male, allora si trasformava, perché l'Asdora bisogna anche, ha il compito di nutrire i componenti della famiglia con ciò che ha, e questa era una cosa, cioè, con gli avanzi si possono fare delle ottime polpette. Cottura possono essere fritti, una bella polpettina fritta molto appetitosa, però diciamo che se la vogliamo far mangiare a una persona anziana o un bambino è meno indicata, allora la facciamo al forno, carta forno sulla placca, facciamo le nostre polpettine, le passiamo nel pane grattugiato e le infiliamo dentro al forno a 180 gradi, lasciamo un quarto d'ora, 20 minuti, quando sono ben dorate togliamo, la polpetta è fatta. Poi non ci possiamo anche andare oltre della serie, facciamo un bel sugo con un po' di sugo di pomodoro, 2-3 piselli, e qui facciamo un sughino dove possiamo mettere dentro le nostre polpette. Quindi un metodo buono per far mangiare le verdure anche ai bambini. Quando ci accorgiamo che il nostro impasto è pronto? Quando vediamo che, vedete che fa la palla e non si attacca più alle mani. Oltre, se abbiamo in casa degli avanzi di ricotta, che non sappiamo come usarli, qui in mezzo ci stanno benissimo, perché ammorbidiscono la polpetta. E poi possiamo farle anche piccole, perché per i nostri bambini la polpettina piccola ha sempre un occhio in più, perché la persona deve mangiare anche gli occhi, non solo con la bocca. Questa operazione che stai facendo la possono fare anche i bambini, poi è divertente. Assolutamente, infatti, ma i bambini andrebbero sempre coinvolti nella cucina, perché il piacere del tagliare, del fare e del manipolare il cibo è dopo un piacere che tu lo ritrovi nel tuo piatto e sei orgoglioso di ciò che hai fatto e ti invoglia a mangiare. Come le accompagniamo queste polpette una volta cucinate? Le accompagniamo con delle verdure fresche o altrimenti, come dicevo prima, con sugo di pomodoro e piselli, o se no anche con delle patate cotte a vapore o cotte al forno. Abbiamo disposto le nostre polpette sulla teglia nella carta da forno, ora cosa facciamo? Ora le inforniamo a 180 gradi per un 20 minuti circa, stando attenti alla sua doratura. Buon appetito!